Zombie apocalypse. Ciao ragazze e ragazze, come state? Spero bene. Allora, altro nuovo video, che riccio. Come va? Allora, è un bel po' che non mi vedete su YouTube, però e rieccomi. Dunque, oggi mi sono truccata, ma le occhiaie come al solito si vedono e niente, quindi che dire, non ho fatto nessun vlog, nulla, però vi racconto un po' in breve la mia giornata. Dunque, sono andata a fare la spesa, non ho fatto nessun giro, non ho girato chissà quanto, ho solo fatto la spesa. Non sono andata a Samurai Profumi, ma sono andata ad Espar. Non ho fatto il video svuoto della spesa perché non me la sentivo, ragazzi, ero stanchissima. Nonostante c'ho il carrello della spesa, non mi va. Per giunta mi sono anche data una graffiata, un dito, non so se si vede, però eccolo qua. Vedete? No, non si vedrà mai. Eccolo qua. Cioè, mi fa male il cane, ma è sopportabile. Ma le cane si fa per dire, ma è sopportabile. Non mi toglierò per un bel po' questa unghiolina allucinante. Unghiolina, io la chiamo unghiolina perché sono un po' antica, però vabbè, si può chiamare anche smalto volendo. Quindi sotto sotto non me la posso levare finché non guarisco da questa schifezza che mi ha combinato. Sto graffiaccio, sembro una gatta che mi graffio. E vabbè, e niente. Quindi nel frattempo continuate a seguirmi dove volete voi, su Instagram, su TikTok, che appena posso pubblicherò qualche altra cosa. E niente, la borsa che mi ha portato appresso è sempre la solita, anzi dopo questo video registrerò un video dei preferiti di questo mese. E nulla, ho visto tante mie amiche da in farmacia e niente, ci siamo salutate, poi ognuno per i fatti suoi. E quindi nulla, non ho fatto nulla di che in questi giorni, ho solamente cercato di variare un po' dai pensieri, un po' che non mandavo di stare sempre solo su YouTube. Ho guardato un po' di tele, anche se a volte la tele mi ha un po' agitato, perché voi non lo sapete, ma quando guardo la televisione un po' mi agito, perché mi calo nella parte di chi soffre quando sta male dentro un film. Non so se avete capito, gli attori quando stanno sotto il pericolo di qualche cosa, io mi calo in quella parte lì, cerco di essere di fare il filo all'attore o al personaggio in sé di quel film, che tutto sommato può come dire, cercare di essere in pericolo o di, cioè nel senso, non so se mi spiego bene, non credo. Comunque, se quel personaggio è in pericolo dentro al recita, nel senso mentre sta appunto facendo un personaggio che intrappola, che ne so, intrappola, non so adesso come spiegarlo, già ci siamo capiti, ma non voglio stare lì troppo a rubare le scene agli attori, non è a caso. Comunque questo è, niente ragazze, quindi cosa devo dirvi? Nulla, ho guardato tanti film, non ho guardato Netflix perché anche se ce l'ho non lo guardo. Ah, questo è il mio trucco di oggi, nulla di che. Spero che vi piaccia. Un po' di mascara, correttore, nulla, perché tanto io sudo come una cosa allucinante, sudo troppo e non me la sono sentita ovviamente. E niente, non me la sono sentita e non mi sono messa né correttore né blush né terra, come farte, come la ti chiamare voi, nulla. Sono andata così alla spesa e boh, mi ho fatto una breve doccia, mi ho lavato anche i capelli perché sinceramente non ne potevo più di stare con i capelli tutti opachi, non nel caso. Ah,
Tra l'altro oggi è la festa di una santa, vabbè, non sto qua a dire cose per come, perché chi vuole lo sa, chi no, io non lo dico perché non so neanche se posso più dire questa cosa qua su YouTube, ma poi non manco mi appartiene dire queste cose, cioè non è che non mi appartiene, però anche se sono, se credo in Dio. C'è anche chi non crede e non mi sembra giusto, poi questo non è un canale dove dire, vabbè, nello scorso canale dicevo di tutto e di più in ambiti religiosi, cioè in ambiti, in certi video religiosi. Adesso non dico più nulla perché, raga, non è né il momento né il luogo di dire che festa è e che festa non è. Tanto qua non c'è nessuna festa, c'è stata, che ne so, ieri avanti, manco mi ricordo più, ma oggi è un'altra festa che non è qua, ma in un altro paese, sempre vicino a noi, qui in Sardegna, vicino a Palau. Sarà, vabbè, non lo voglio dire, non mi va di dirlo. Comunque, chi lo sa, che no, lo chieda, chi lo sa. Voi direte, ma che significa tutto questo discorso che stai facendo? Significa che, non so se YouTube si possono parlare di certe cose della religione, perché non va e non mi interessa parlarne, anche se potrei fare un discorso bello approfondito, ma non lo faccio perché mi piace parlare solo di make-up e di cura della persona, ma anche dei miei stati d'animo, perché questo non è un canale finto, è un canale vero, e preferisco rispettare alcune cose mie personali, come credo che sia, ma anche dire le cose che a volte non vanno dal mio stato d'animo, come fosse un piccolo diario virtuale. Non dirò tutto tutto, perché altrimenti che razza di privacy avrei, altrimenti no, però ci tengo a dire alcune cose mie della mia vita, non tutto ovviamente, ci tengo a dire, però il resto lo potrò dire perché. Per esempio, alcune volte al momento no, ma come tutti del resto. Eh sì, alcune volte o dei momenti no, ma appunto ci mancherebbe altro che fossimo tutti dei robot affinché non potessimo dire, fare o pensare via discorrendo. No, i robot sono robot, noi siamo delle persone, esseri umane. Ovviamente, e niente. Quindi niente, ragazzi, era solo per dirvi questo, che praticamente vi volevo fare un po' di compagnia, è tutto qui, null'altro. Tra l'altro ci tenevo a ribadire che ho sistemato un po' di cose qui in camera mia, non so cosa si possa percepire dal video, ma vabbè, qua non si vede nulla. Però ho sistemato alcune cosucce. Ah, ho ripreso un'altra crema che non so se ve l'ho fatta vedere. Ed è questa qui, la Nivea. Nivea. Ops, stavo toccando il vetro. No, così non si vede. Così non si vede. Ecco qua, Nivea. Ed è strabuona. Buona perché dico così, perché l'ho già provata. Ma in realtà ve la voglio riprovare perché mi ci sono trovata veramente bene. In realtà nulla, in realtà è buona e basta. Peccato che dura un nulla perché un attimo la consumo, io la consumo, quindi sono 50 mm per l'appunto, con 12 mesi di pau, ma vabbè, mi è piaciuta, ma che senso ha se poi uno non ne può godere quanto vuole? Vabbè, niente, la aprirò come ho fatto con quest'altro che lo sto usando come non lo so cosa, piano piano, perché pure che mi finisca, e questo costa non so quanto, forse un occhio della testa, spero di no. Comunque questo è della Vichy e della Mineral Water 89, io non so perché dicevo water, vabbè. Comunque questo è, questo adesso lo rimetto dov'è, prima che si rompe. E rimetto anche questo in dov'era. Questo qui è appunto super idratante, 24 ore non stop, crema giorno, nutriente. Ovviamente io metto solamente questa sia di giorno ma anche di notte. Vabbè, faccio l'eccezione, che mi cambia se faccio l'eccezione? Nulla di che. Olio di mandorle naturali per pelli secche e sensibili.
Va benissimo per me, anzi mi è andata proprio di fortuna. Ho trovato questa perché il detergente non l'ho trovato, ho trovato solo questa. Perché il detergente era, come dire, un detergente non a scrub, normale, semplicissimo per lavare il viso. Vabbè, anche quello per lavare il viso con lo scrubino, con lo scrub un po', non dico graffiante, però meno delicato di quello che avevo prima, però vabbè, me lo faccio adattare lo stesso. Che dico? Ho detto una fesseria, vabbè. Se riesco a taglio, se no me lo faccio andare bene, me lo faccio andare bene così quello che ho detto. Sperando che quando vado a montare il video non ho detto una fesseria. E se no, pazienza. Tanto quello che sto dicendo in questo momento, fino a prova contraria, non ho detto nulla di nulla di brutto, ho detto solamente cose che vi sto dicendo a voi. Vabbè, a parte queste fesserie che non so neanche io perché sto parlando del nulla cosmico. Del nulla cosmico, questa sì che è bella. Vabbè, comunque per farmi le sopracciglia, oddio, sto facendo cadere tutto. Per farmi le sopracciglia ho utilizzato questi due. Una è questa matita qui. Allora, questo è per ridefinire, è il pettinino, oddio, tiriamolo su, ok, il pettinino e la matita, questa qua, per ridefinire le sopracciglia, che è appunto, come dicevo prima, un mozzicone, vedete? Già. E poi, come ultimo step, ho utilizzato, anziché il gel, una penna che ce l'ho qui da questa parte, non so dove l'ho messa. Vai di là, non mi vado ad alzarmi adesso. E dentro un lastuccio che, come per l'appunto, è, come dire, non viene a mente. Io non so perché guardo qua anziché guardare di là. Devo guardare di là. Allora, vi dicevo appunto che, come vi stavo dicendo da prima, intanto guardo quanto ci sto mettendo perché sennò non ho guardato il video, è tutto un filo intero, ma vabbè, che poi mi segue, chi no, chi se ne frega. Comunque, vi stavo dicendo, quell'astuccio che c'è di là non lo vado a prendere perché non mi va, ma se no aspettatemi che ve lo vado a prendere. Tanto ci metto un secondo solo. Eccolo qua. Allora, ho utilizzato questa pennina qui, non stop, waterproof, molto buona. Il tratto è fantastico e ha veramente un tratto top. Peccato ogni tanto tocca di svuoterla o di fare così perché sennò così, perché sennò non vedete come devo fare così. Devo proprio scaricare il colore perché sennò scaldarla, voglio dire, perché sennò non c'è verso, vedete, questo è il... E la puntina della penna. Poi, come dire, come palette, sto utilizzando un'altra palette che adesso non mi viene in mente dove l'ho messa. Scusate se sto continuando a parlare tutta pappinata, ma questo fa parte di me, vabbè. Cercherò di migliorare, non preoccupate. Allora, come palette ho utilizzato la Flawless 4 e non la Jewel, come si chiama lei, comunque questa qui ho utilizzato, che è tutta bella specchiata tra l'altro, della Make Up Revolution, e ho utilizzato questi colori qua, questi. Tutti, prima questo e poi questi due al centro. Aspettate, no, vi faccio vedere perché mi sto sbagliando un paio. Yes, ho utilizzato prima questi qua al centro, sì, e poi questo qua, top, mi piacciono un mondo. E niente, direi che mi sono strapiaciuti, hanno una bella pigmentazione. E Make Up Revolution si è veramente superata, mi piace tanto. Da quando non la stavo più usando, sembrava che colui era andato un po' a farsi friggere.
Invece no, e ritengo che siano veramente molto molto validi. Comunque, a proposito di questo video, perché non ho guardato da prima questi due puntini dove vi sto guardando in questo momento? Non ho capito, vabbè, no comment. Con la mascara invece sto utilizzando, finché non finisce, questo qui della Rimmel, che lo vedete anche adesso in questa posizione qui, cioè in questa posizione, vabbè oggi non so come parlo, comunque passatemela, della Rimmel con questo scovolino qui. Non me lo metto, però ve lo faccio vedere. Vedete? Eccolo qua. Ecco, questo è lo scovolino che veramente fa delle cigliozze, che anche se ho cigliozze già folte lunghe di mio, non mi interessa, mi piacciono lo stesso e mi ci trovo bene. È waterproof perché per me, secondo la mia opinione personale, questo mascara qui le vale quello che mi è stato omaggiato, perché non l'ho comprato, mi è stato omaggiato da Miss Lilla 001, che era una volta, era Lilla Miss Lilla 001, sì, qua su YouTube ovviamente parlo. Adesso si chiama Casa di Fabiana, quindi ciao Fabi, ti saluto, un bacio. E poi come altro prodotto, ah, ogni tanto utilizzo questo della Douglas, ma vabbè, dettagli, perché utilizzo poco e nulla. Mentre come aspettate un attimo, ok, oddio, se casca qualcosa qua fa danno. Allora, come aspettate un secondo e faccio vedere il mio outfit. Non voglio indossarlo perché è troppo caldo, ragazze, non me ne vogliate, non mi linciate perché c'è troppo caldo per indossare il mio pantalone di oggi. E quindi pazienza se non lo indosso. Questo è quello di stamattina, sarebbe. Ha una fantasia particolare, però a me piace da matti, troppo bello, fantastico. Poi un attimo solo e torno subito. Eccomi qua, come maglia, stamane. La borsa non la piglio tanto. È la stessa che mi vedete su Instagram, sempre se mi seguite, perché se non lo seguite fatelo, mi trovate come youtuber Melania trattino bassotto. E questa è la mia maglia, vedete? Questa è la mia maglietta, vedete? Bella, vero? Sì, vabbè, adesso è un po' stropicciata, comunque non mi serve per andare alla spesa, bellissima. E vabbè, come scarpe non ho messo granché. Ho messo le solite infradito perché non mi andava. Comunque, vabbè. E niente, questo è quanto. Quindi, io vi auguro un buon proseguimento di giornata o di sera, quello che preferite voi, secondo quando vedrete questo video. Scusate adesso se riguardo dove si devo guardare realmente, perché sennò sembra con gli occhi strabici, o come si dice strabici, ditemelo voi come si dice, perché non si smette mai di imparare a sto mondo. E quindi se vedete guardare di là, perché è sbagliato guardare di qua, se mi vedete guardare di là è perché si fa così, almeno secondo la mia opinione, da quanto ho capito nei video tutorial di altri creator di YouTube, a partire da Paolo Griseldi, sì, Paolo Griseldi e tanti altri, hanno detto che la qualità deve essere buona. Io la qualità dei miei video non è chissà che, ma almeno a guardare lo schermo non bisogna guardare qui, ma qui, nei buchini del telefono. Se uno vuole fare video con la telecamera posteriore, devo guardare nella telecamera frontale, ma nei buchi della telecamera dove c'è l'obiettivo fisso. Ok? E niente, no, per farvi capire come io facevo video sbagliate alle volte, dove guardavo l'obiettivo, che non devo guardare qui, ma vabbè, ci siamo capiti, non voglio dilungarmi troppo. E noi ci si becca un prossimo video. Ve lo beccate così com'è. Mettete un bel like di supporto, un commento e ciao. Thank you.
Zombie Apocalypse.